Prima che procediate con la visione di questo video, tengo a dirvi che eh, è bene considerare eh, un blocco unico eh, questo video con il precedente. Questo video, il numero 47, è dedicato alla flagellazione di Cristo conservata ed esposta a Rouen in Francia. Quello precedente, numero 46, è la flagellazione di Cristo conservata a Napoli al museo di Capodimonte. Se non avete ancora visto uh, il video numero uh, 46, allora vi dico in tempo che è meglio se lo vedete prima di vedere questo perché così avete delle basi perché poi alcune cose dette in quel video valgono anche per il dipinto successivo e perciò non starò lì a ripeterle tanto. Quindi, se non avete visto il uh, video numero 46, Prima di procedere con questo, vi consiglio di vedere quello. Trovate comunque il link direttamente qua sotto, nella descrizione, sempre se state guardando questo video su YouTube. 47esimo dipinto, quindi 47esima tappa. Di questo viaggio alla scoperta delle 63 opere autografe di Michelangelo Marisi da Caravaggio che oggi sono disponibili al pubblico in tutto il mondo in 25 città. Queste 25 città sull'intero pianeta sono tutte concentrate tra Russia, Europa e Stati Uniti d'America. In questo 47 video vi presento brevemente la flagellazione di Cristo conservata ed esposta presso il Museo delle Belle Arte di Rouen in Francia. L'occasione è buona per fare il punto della situazione sulla disponibilità per il pubblico dei dipinti autografi di Caravaggio oggi in Francia. Caravaggio oggi in Francia, eh, il pubblico quali dipinti autografi di Caravaggio può vedere in Francia? Se cominciamo da nord e ci dirigiamo verso sud, il primo che troviamo è proprio quello a cui è dedicato questo video, la flagellazione eh, di Rouen, a Parigi, poco a sud appunto di Rouen, come dicevo prima. Al Museo del Louvre sono conservati tre dipinti di Caravaggio, i primi due cronologicamente li ho già presentati e sono la Buona Ventura, versione parigina, ce n'è un'altra ai Musei Capitolini a Roma, poi la Morte della Vergine e infine il ritratto di Alof de Winiacut, dipinto che troveremo da qui a poco nel progredire di eh, questo viaggio. Infine andando a sud est troviamo l'Annunciazione eh, al Museo delle Belle Arti di Nancy. Dunque in Francia oggi di Caravaggio disponibili al pubblico sono in tutto cinque: tre sono conservati al Museo del Louvre, uno nel Museo delle Belle Arti di Rouen e uno nel Museo delle Belle Arti di Nancy. Cronologia, vuol dire luogo e data di esecuzione. Eh, ripetiamo allora che Caravaggio nella sua vita è a Napoli due volte: la prima, il cosiddetto primo periodo napoletano, tra l'autunno del 1606, in fuga da Roma, passa per i Colli Albani, ci passa l'estate e poi arriva a Napoli. Da Napoli parte in direzione Malta e poi da Malta fugge e attraverso la Sicilia orientale torna a Napoli la seconda volta, tra il 1609 e il 1610. Quindi il primo periodo napoletano 606-607 è in fuga da una pena capitale, una condanna a morte che gli è stata inflitta dopo l'omicidio del 28 maggio 1606. Quando invece scappa da Malta è perché non solo l'ha combinata nel senso che ha partecipato a una rissa, ma ha anche tradito il motto etico dei cavalieri che è quello di non sottrarsi mai alle proprie responsabilità. Lui era stato incarcerato, però perciò fugge con la complicità di qualcuno e fuggendo si sottrae alle sue responsabilità. Quindi da Malta sarà in fuga anche dai cavalieri di Malta che non li perdonano appunto di essersi sottratto alle sue responsabilità. Dunque, in questo primo periodo napoletano abbiamo visto che Caravaggio appena arriva a Napoli dipinge subito per il Pio Monte della Misericordia, questa istituzione dedita alla carità, eh, dipinge le sette opere di misericordia, poi a stretto giro dipinge il Davide con la testa di Golia e infine arriva appunto alla flagellazione di cristo oggi conservata al museo di eh, capodimonte dopo la flagellazione di cristo dipinge anche la flagellazione di cristo di rouen che è l'oggetto di questo eh, di questo video sempre tra il 1606 e il 1607 anche se queste datazioni non sono eh, completamente esatte, per esempio, la flagellazione di Cristo di eh, Capodimonte si dice che sia stata completata da Caravaggio stesso nel secondo periodo napoletano, perciò, può averla fatta, cominciata e non finita nel primo periodo napoletano, averla lasciata lì e averla ripresa nel secondo. Ma al momento attuale queste sono eh, delle ipotesi. Il dato con cui dobbiamo confrontarci è che anche la flagellazione di Rouen i critici in questo momento la collocano come data di esecuzione nel primo periodo napoletano. Cenni storici sulla flagellazione di Cristo conservata ed esposta al Museo delle Belle Arti di Rouen. Bene, cominciare eh, dal 1955. 1955. Eh, il Museo delle Belle Arti di Rouen eh, acquisisce e compra una flagellazione di Cristo che in quel momento è attribuita a Mattia Preti, che fra l'altro è un caravaggista nel senso che. La sua pittura porta in sé Caravaggio, porta in sé il chiaroscuro eh, di Caravaggio. Eh, dunque uh, arriva al museo dove ancora oggi è conservato come quadro di Mattia Preti. Chi è che lo trasforma in un Caravaggio? Ma è una storia eh, molto simpatica che vale la pena uh, di accennare brevemente. Eh, lo racconta bene, l'unico che lo racconta bene dalle mie letture è Roberto Cotroneo nel suo volume, dove eh, racconta questo eh, episodio. Eh, eravamo appunto dopo il 55, perché la tela appunto arriva a Rouen nel 55, eh, e, e succede che Roberto Longhi in quel momento, in quegli anni, è a, a Parigi, in Francia, e il direttore eh, del Museo del Louvre. Uh, in quegli anni era Michel Laclotte, perdonate la mia pronuncia sicuramente inesatta. Uh, Laclotte uh, fa vedere a uh, Longhi una fotografia in bianco nero dicendo che questo dipinto è stato acquisito da poco da questo museo che è un tiro di schioppo uh, da Parigi. Così l'indomani eh, la Clot fa montare in macchina Longhi, si fanno eh, queste orette di viaggio verso eh, Rouen, arrivano a Rouen e eh, in una sorta di religioso silenzio tutti stanno un passo indietro perché davanti c'è eh, lui e solo lui, Roberto Longhi, che ispeziona in maniera dettagliata Prolungata eh, la tela attribuita a Mattio preti Mattia Preti. Non è dato sapere quanto sia um, durata questa sorta di visita specialistica eh, che Longhi fa a uh, questo dipinto. Eh, quello che si è capito è che Longhi, col suo uh, occhio, Riesce a cogliere eh, alcune eh, delle incisioni che Caravaggio ha lasciato e che sono un po' il segno, uno dei segni distintivi della presenza uh, dell'autografia dell di Caravaggio. Sta di fatto che alla fine di questo uh, lungo momento di religioso silenzio, Roberto Longhi dà il suo pollice all'insù: su, quello è un Caravaggio e tutta la critica successiva. A Longhi eh, conferma eh, l'autografia di eh, Caravaggio, perciò eh, il dipinto di Rouen è oggi universalmente riconosciuto come Caravaggio. Poi Longhi lo pubblica eh, e lo proponendolo come opera autografica di Caravaggio nel 1960 e, e è un tipico esempio insieme ad altri dipinti di come ancora oggi alcune delle autografie considerate certe siano privi prive di uno dei due pilastri dell'autografia, perché oggi l'autografia non viene più fatta dall'esperto a occhio nudo, perché c'è la tecnologia, dalla seconda metà del Novecento in poi la tecnologia è entrata prepotentemente anche nella storia dell'arte. E allora che succede? Succede che gli studi sulla tela sono stati fatti, però la tela in questo momento è ancora priva o quasi eh, di documenti. Che attestino che cosa è successo nei quattro secoli dopo la morte di Caravaggio. Se ne sa eh, gran poco di questa tela. Quindi, la regola per la quale l'autografia di un'opera di Caravaggio, oggi eh, nel eh, terzo millennio dell'era cristiana, come si dice, è fondata su due pilastri. Da una parte, le prove fisiche, cioè le indagini tecnologiche svolte sulla tela che devono. Trovare il riscontro delle caratteristiche, appunto i pentimenti e le incisioni, e questo è un elemento. Le prove fisiche e poi le prove documentali. Oggi gli esperti dicono: Non è che noi decidiamo perché ci svegliamo una mattina, certo. Un esperto può guardare anche solo un'immagine al computer e dire questo è un Caravaggio e magari ci piglia anche perché è esperto mica per niente. È quello che, per esempio, nel 2021 è successo con l'Ecce Homo di Madrid, scoperto da Madrid, e nel giro di eh, qualche mese, solo vedendo l'immagine stampata su un libro o sullo schermo di un computer, la maggior parte degli esperti si sono schierati eh, a favore. In attesa che in questo caso vengono fatti gli studi che adesso sono uh, in itinere. Dunque, la, uh, la tela oggi ancora a Rouen uh, è universalmente riconosciuta come autografe di Caravaggio, anche se zoppica uh, perché appunto manca di uh, prove uh, storiche. E questo andava detto per uh, chiarezza e per uh, trasparenza. Prima di procedere al capitolo successivo che è quello della descrizione, eh, vale la pena ricordare che eh, con questo dipinto siamo eh, quasi alla fine del primo periodo romano. Il prossimo dipinto il numero 48 è il martirio di Sant'Andrea e il martirio di Sant'Andrea chiude il primo periodo romano, così come lo sto raccontando io in questa serie di video quindi uh, vi penso che sia opportuno e vi offro uh, una breve sintesi uh, di quelli che sono uh, i dipinti del primo periodo romano che ho raccontato finora in fuga da Roma e proveniente dall'estate passata nei colli albani dove comunque due o tre tele ha dipinto Caravaggio a Roma dipinge prima di tutto le sette opere di misericordia che sono al Pio Monte della misericordia poi dipinge il Davide con la testa di Golia che oggi si trova invece a uh, Vienna, poi eh, dipinge appunto la flagellazione di Cristo conservata al museo di Capodimonte e infine eh, ci sono questi due dipinti, la flagellazione di Rouen e il prossimo che è il Matteo eh, di Sant'Andrea. Dunque, in tutto se ricontiamo uh, sette opere Davide, Le Due Flagellazioni e Sant'Andrea si tratta di cinque opere uh, che uh, Caravaggio dipinge nel primo periodo napoletano. Anche se come vi dicevo, questo, uh, questo dato che io vi do come certo non lo, non lo è assolutamente perché la cronologia dei quadri di Caravaggio è sempre in itinere. Faccio un esempio su tutti. Ancora oggi non si sa bene quando siano state eh, dipinte eh, le due Salomè con la testa del Battista. Eh, in questo caso io seguo la cronologia che ha proposto Schulz nel 2015 e lui non colloca eh, la eh, Salomè con la testa del Battista nel primo periodo romano, però altri autori per esempio collocano una Salomè eh, a, nel primo periodo romano, napoletano e una nel secondo. Quindi mi raccomando, con Caravaggio bisogna sempre stare in allerta e quello che è vero oggi può essere smentito o confermato domani. Descrizione della tela. Quando si descrive un'opera data è sempre importante partire da uno sguardo eh, d'insieme, in questo caso è un olio di tela su tela che si apprezza. Lateralmente e non uh, verticalmente, c'è sempre il linguaggio luministico, per cui Caravaggio ha proceduto anche in questo caso come al suo solito, uh, facendo l'imprimitura, questo miscuglio di gesso con l'animale e colore nero, la stesa tre o quattro volte in maniera uniforme sulla tela e poi ha scelto che cosa illuminare con una fonte di luce esterna. Questa è la tecnica luministica di Caravaggio che è applicato anche in questo dipinto. Essendo una flagellazione si presuppone che eh, l'azione che si svolge all'interno del quadro sia quella della flagellazione, anche se nel dipinto precedente, la flagellazione di Capodimonte, abbiamo visto che così non è. In questo caso si distinguono eh, abbastanza facilmente tre figure umane. Quella uh, appena uh, a sinistra della linea mediana uh, davanti alla colonna è quella di uh, Cristo, uh, che come nella tela di Capodimonte è uh, dipinto in piena luce, diversamente da tutto il resto del dipinto. E poi ci sono uh, due aguzzini, tutti e due alla destra uh, di chi guarda, perciò tre figure umane. Cristo, uh, che è, è appena a sinistra della linea media mediana del dipinto, davanti alla colonna, e alla sinistra di Cristo, perciò alla destra di chi guarda, eh, ci sono i due aguzzini. Adesso andiamo a vedere che azione si compie nel dipinto. <music> Cristo eh, sta eh, barcollando, barcolla alla sinistra eh, di chi eh, guarda e gli aguzzini, che sono alla destra di chi guarda, stanno compiendo due azioni. Quello più avanti, quello più visibile, eh, sta eh, ultimando la legatura delle braccia di Cristo con la corda per legare poi Cristo alla colonna. Perciò finisce la preparazione. Mentre questo sta prefinendo i preparativi eh, necessari, quello eh, di dietro sta già caricando il colpo eh, per eh, dare la prima, la prima frustata. Eh, perciò l'aguzzino eh, più eh, evidente, quello davanti a noi, che si vede più pienamente, lega le mani di Cristo, mentre quello, l'aguzzino dietro, sta caricando il colpo della frusta. In questo caso, dunque, L'azione della flagellazione, perciò del frustrare, è in corso. Non è dato sapere se c'è già stato un colpo o più, o se quello che viene caricato dall'Aguzzino è il primo colpo. Eh, Cristo sembra sapere perfettamente che eh, sta arrivando un colpo di frusta perché si scansa, è come se si gettasse alla eh, sinistra. Di chi guarda, alla sinistra di chi guarda, dalla parte opposta di quella degli Aguzzini e il Cristo eh, che eh, si scansa, che si sposta, che si piega verso destra è un Cristo eh, con gli occhi aperti. Il primo eh, Aguzzino, eh, come vedete, sembra eh, molto concentrato in quello eh, che fa. E non ha nessuna smorfia eh, di tensione, di dolore, eh, non c'è sudore, non c'è una mimica eh, particolarmente tesa. È come se stesse svolgendo una azione meccanica e sta appunto procedendo per finire di legare le mani di Cristo, legarle tra di loro e poi legarle alla colonna in modo che Cristo non possa eh, scappare dalle frustate eh, che gli arrivano. Il secondo Aguzzino è più in penombra e dietro eh, il primo, perciò è parzialmente nascosto, è più alto, perciò lo si, vede, eh, lo si vede comunque distintamente e ha un cappello in testa. Anche in questo caso Caravaggio sceglie di non caricare di una mimica di tensione il volto dell'Aguzzino che sta semplicemente caricando il colpo di quella che sembra essere una fusta eh, di eh, cuoio e dunque l'azione del frustare o è appena cominciata o sta per cominciare. Sono tre le caratteristiche principali di questo Cristo. Il primo è ancora una volta il piena luce. Caravaggio sceglie di dipingere eh, il corpo di Cristo pienamente illuminato e bianco pallido. Quindi in un dipinto che ha lo sfondo scuro e le figure in penombra sembra un po' uno squaccio, una fetta bianca in mezzo a una oscurità, semioscurità E questo è il primo dato. Il secondo dato è la postura, questo pendere, questo quasi gettarsi contro lateralmente rispetto agli aguzzini, quasi a voler eh, scappare dagli aguzzini. Questo pendere alla sinistra eh, di chi guarda può essere un barcollare, ma può essere anche appunto un tentativo eh, di eh, sottrarsi al colpo di fusta. La terza caratteristica è eh, il volto, sì che è un volto teso, ma soprattutto è un volto con gli occhi aperti e eh, lo sguardo non è girato verso di noi, lo sguardo è in avanti, sembra che stia guardando nella direzione in cui si sta eh, gettando o comunque nella quale si sta eh, dirigendo. L'ultimo dettaglio su cui voglio portare la vostra uh, attenzione eh, riguarda il drappo rosso uh, o comunque sarebbe meglio dire il panno rosso, non è un rosso vivissimo, è un, riso, è un rosso un po' spento ed è un panno che sembra gettato per terra, abbandonato. L'idea potrebbe essere che Cristo ce l'aveva addosso gli è stato tolto uh, per in funzione della uh, flagellazione, è stato tolto ed è stato abbandonato uh, lì per terra. Questo è un po' l'impressione uh, che dà questo panno rosso che è l'unico colore che non sia nero o grigio uh, del dipinto, il resto è tutto appunto o nero o grigio. In sintesi dunque eh, questa flagellazione di Rouen eh, ci racconta una flagellazione che o è già in atto o sta davvero cominciando eh, con un Cristo che sembra voler allontanarsi il più possibile eh, da, uh, dal luogo di tortura per essere appunto preso meno pienamente dai colpi che stanno uh, arrivando. Questa è l'azione che viene svolta in questo dipinto, una flagellazione con un Cristo che cerca di allontanarsi dai colpi che stanno arrivando. Stesso tema, nelle 63 opere che eh, vado a raccontare. Eh, ci sono altre tele in cui Caravaggio ha rappresentato l'episodio evangelico della flagellazione di Cristo? La risposta è sì. La, questa è la seconda flagellazione, questa di è la seconda flagellazione, cronologicamente ce n'è una precedente ed è quella di Napoli che ho già presentato nel video precedente, il numero 46. Adesso andiamo a vedere le eh, differenze macroscopiche. La prima uh, differenza macroscopica uh, tra le due eh, versioni, quella di Napoli e quella di Rouen, è certamente la posizione di Cristo. In tutte e due le eh, tele Cristo è una sorta di macchia bianca di lama uh, di luce eh, all'interno di un quadro tutto sommato in penombra se non eh, scuro perciò in tutte e due le tele caravaggio sceglie di illuminare pienamente il corpo di cristo dandogli un colore eh, bianco pallido eh, tuttavia eh, quello che emerge e qui rimando in onda il video che ho eh, già presentato eh, nel video nel numero 46 nella presentazione di Capodimonte, eh, vedete che se alterniamo eh, la visione delle due tele, risulta con tutta evidenza che eh, mentre nella tela di Capodimonte Cristo pende alla destra di chi guarda, nella tela di Rouen Cristo eh, pende alla sinistra di chi guarda. E questo lo dico per eh, in modo che chi vuole sfogliando anche distrattamente un libro di storia dell'arte o cercando questa immagine al computer, quando vede Cristo che pende alla destra di chi guarda è Napoli e quando vede Cristo che pende alla sinistra di chi guarda è Francia. L'altra differenza assolutamente macroscopica è che mentre nella tela napoletana eh, Caravaggio ferma l'attimo, rappresenta l'attimo immediatamente precedente alla flagellazione, nella tela di Rouen la flagellazione o è già eh, avvenuta, è già in corso, o sta iniziando perché, appunto, l'Aguzzino sta caricando il colpo. Poi da eh, Scaricare, per cui a Napoli la flagellazione non è ancora cominciata, mentre eh, a Rouen la flagellazione o è appena cominciata o sta per cominciare. Una terza caratteristica importante che distingue i due dipinti è che eh, mentre nella tela napoletana ci sono eh, tre eh, aguzzini, nella tela eh, di Rouen ce ne sono eh, due. Eh, voi direte eh, che importanza ha questo? Beh, questo intanto serve prima di tutto per distinguere le due tele, però un dato importante è questo. Eh, guardate questa immagine, questa immagine è dell'aguzzino che nella tela di Napoli tiene, tiene i capelli di Cristo per tenergli la testa ferma e perciò il corpo fermo, in modo da aiutare l'altro aguzzino a legare le mani di Gesù. Ecco, se andiamo a vedere in maniera avvicinata la faccia di questo aguzzino, eccola qua, è, vedete che c'è una tensione e probabilmente sta urlando, sta sbraitando, sta offendendo. Ecco, tutta questa tensione negli aguzzini nella tela di eh, Rouen non c'è. Gli Aguzzini sembrano, non dico dei tecnici che svolgono un lavoro tecnico, ma comunque sono concentrati su quello che fanno senza particolari smorfie né, né di dolore né di piacere, sembrano quasi più indifferenti che eh, coinvolti. Un altro dato importante che poi ci ritroviamo nelle interpretazioni e che avete già sentito se, avete, se venite dal video precedente, dove nelle interpretazioni è raccontato. Uh, una, una possibilità interpretativa riguardo agli occhi chiusi, eccola qua. Questa è la tela di Napoli: Cristo ha gli occhi chiusi nella tela di Napoli mentre Cristo ha gli occhi eh, aperti, eccola qua nella tela di eh, Rouen. Ultimo dettaglio: mentre nella tela uh, di eh, Napoli è tutto uh, in bianco e nero, praticamente tutto scala di grigi. Nella tela di Rouen Caravaggio decide di inserire questa macchia rossa che è in basso a sinistra, praticamente sotto la testa uh, di uh, Cristo. Poi nelle interpretazioni vedremo cosa è possibile dire. Come altri uh, pittori hanno rappresentato la uh, flagellazione. Anche in questo caso, avendo già uh, raccontato uh, tutto nel dipinto uh, precedente scusate nel video precedente numero 46, mi limito a delle osservazioni eh, di massima. La prima riguarda il dipinto di Sebastiano del Piombo, questo è perché? perché tutta la critica concorda sul fatto che se c'è un dipinto che potrebbe aver ispirato Caravaggio nella stesura, dovrebbe essere questo di Sebastiano uh, del Piombo. Che come vedete, però, non usa il chiaroscuro e tiene anche lo zoom un po' più retratto. Caravaggio si avvicina di più, ferma l'immagine in maniera più ravvicinata e Sebastiano del Piombo sta un po' indietro. però la flagellazione che rappresenta Sebastiano del Piombo è in corso. Il secondo aspetto che ho voluto. Uh, riguarda un dipinto che possiamo ritenere l'opposto di quello di caravaggio eccolo qua si chiama piero della francesca è un pittore del secolo precedente del 1400 e piero della francesca cosa fa beh ambienta la flagellazione sullo sfondo del dipinto all'interno di un edificio è in piena luce non ci sono penombre e in primo piano rispetto a noi che guardiamo ci sono queste tre persone alla vostra destra che non si sa bene che cosa ci facciano. Sanno della flagellazione, non ne sanno niente, stanno facendo i fatti loro, stanno passando di lì per caso, invece sono lì che parlano proprio della flagellazione. Non è dato sapere, e proprio perché Piero della Francesca sceglie di collocare in un contesto più grande la fragellazione rendendola quasi un dettaglio di questo contesto, mentre Caravaggio toglie completamente il contesto e si focalizza totalmente sulla fragellazione, proprio per questo gli opposti si toccano e allora mi è passo opportuno presentare anche Piero della Francesca. Penultimo capitolo Interpretazioni. Se avete seguito il mio consiglio di vedervi prima il video numero 46, già eh, sapete tutto e comunque vale la pena di fare una breve sintesi. Il lavoro del lutto. Questa è la chiave di lettura che vi sto offrendo e, e vi dicevo che nella deposizione oggi in Vaticano e nella morte della Vergine oggi al Louvre, Caravaggio eh, indaga, esplora in maniera esplicita il dolore che consegue alla perdita di una persona cara e in questi due dipinti lo fa senza sangue. Invece, nella testa di Medusa e nella uh, morte della Vergine, Caravaggio non esplora in maniera esplicita il dolore della perdita, ma esplora in maniera molto esplicita il rapporto con la morte, perché sono due dipinti che non ci raccontano che volto alla morte, ma ci raccontano che volto all'ultimo istante di vita prima della morte. Queste due piste narrative che Caravaggio usa poi confluiscono tutte eh, nel 1606 l'anno terribile di Caravaggio perché lì viene condannato a morte per aver ucciso una persona e la pittura seguente è quella che sto raccontando adesso, la pittura napoletana. Nella pittura del primo periodo napoletano, eh, il racconto che Caravaggio ha fatto prima del 1606 con la deposizione, con la morte della Vergine, perciò la descrizione esplicita del dolore della perdita di una persona cara non c'è più. Questo linguaggio, se lo ritroviamo, lo ritroviamo più avanti nelle opere siciliane. Qui Caravaggio ci racconta un'altra cosa, ci racconta il suo rapporto con la morte, ma diversamente da come ha fatto uh, nella testa di Medusa uh, degli uffizi, nella giudita di Palazzo Barberini lo fa senza sangue. Nelle sette opere di Misericordia, il, i piedi del cadavere eh, sono illuminati dalla torcia tenuta in mano eh, dal eh, catecumeno o comunque dal diacono che si sta prendendo cura del cadavere che va seppellito. Perciò l'unica parte del dipinto illuminata da una luce interna. È proprio la parte dedicata al seppellimento dei morti come opera di carità, e questo nelle sette opere, e poi nelle due flagellazioni eh, Cristo ci racconta dell'innocente Cristo come innocente che è torturato. Perciò non c'è la morte in modo esplicito ma c'è la tortura dell'innocente. Ecco in questa tortura dell'innocente ho provato a focalizzare l'attenzione sugli occhi. Gli occhi di Cristo sono gli occhi di Caravaggio e sono occhi che guardano all'interno, al suo mondo interiore. Nella flagellazione eh, di Capodimonte, gli occhi eh, di Cristo sono chiusi e la flagellazione non è ancora in corso, mentre nella flagellazione di Rouen la flagellazione è in corso e gli occhi sono aperti. Eh, come eh, vi dicevo, L'ipotesi che possiamo formulare è che eh, sia eh, proprio la storia di Caravaggio di questo momento, di questo primo momento napoletano. Lui in alcuni momenti riesce a tenere gli occhi aperti su quello che è il suo grande peccato, perciò sulla sua perdizione, sul suo essere un'anima persa, gli occhi aperti della flagellazione di Rouen. In alcuni momenti però non riesce a guardarsi dentro e allora il Cristo con gli occhi chiusi della flagellazione di Napoli rappresenta i momenti in cui Caravaggio non riesce a guardare in faccia il suo peccato, il suo peccato peraltro un peccato mortale. Caravaggio non è come Goya. Caravaggio eh, dopo aver ucciso una persona non impazzisce, non si mette a, a produrre eh, dipinti in cui c'è un'abbondanza di sangue o di scene comunque violente eh, o eh, folli. No, Caravaggio Uh, anzi, arriva a quella che gli esperti chiamano la sua uh, più grande maturità artistica, appunto la flagellazione eh, di eh, Capodimonte e anche quella uh, di Ruè, ma anche le sette opere eh, di misericordia. E ci siamo chiesti anch'io: mi chiedo come sia possibile una cosa del genere? Ma eh, l'ipotesi che ho provato a fare è che anche lui abbia fatto come molti di noi fanno davanti alle loro perdite. La perdita è una mancanza perciò la persona che prima c'era adesso non c'è più, è un buco nel reale, come si dice in termini psicoanalitici, e, e le persone che non riescono ad accettare la morte della persona cara, perciò la mancanza fisica della persona, riempiono il buco con le loro attività. Ecco allora che ci sono persone che si gettano a capofitto eh, nel lavoro, per esempio, il che non ci sarebbe niente di male, è anche una modalità corretta per trovare un equilibrio, eh, però è vero che ci sono dei momenti e delle esperienze in cui la persona perde il controllo, si dedica totalmente al lavoro, arrivando a perdere sia la sua salute che è la sua uh, famiglia. Per cui, se in un certo modo tenersi la giornata occupata, è certamente funzionale a un lavoro di elaborazione del lutto, a un lavoro del lutto, eh, esagerare dedicandosi in maniera troppo intensa al lavoro può portare a eh, delle, degli effetti collaterali che sono eh, del tutto negativi. Ecco allora che l'ipotesi che si può tracciare è che Caravaggio, eh, dopo il 1606, e perciò nel primo periodo napoletano sicuramente, si, dia de, si sia dedicato il più possibile alla pittura, Proprio per riempire quel buco che nel suo caso non è la perdita di una persona cara, ma è la perdita di se stesso. È la sua perdizione, il suo sapersi anima persa. Il panno rosso, il panno rosso della deposizione di Rouen. Certamente la prima e più semplice possibilità è che, è che Michelangelo Merisi abbia messo quel panno rosso per indicare che cosa. Per indicare che Cristo è arrivato vestito con un panno rosso, e gli agguzini gliel'hanno tolto, l'hanno gettato per terra e lo stanno preparando per la flagellazione. Perciò ha senso il panno rosso per terra perché indica che prima ce l'aveva addosso Cristo. E il panno rosso addosso alle persone perciò come vestito o il drappo rosso nel terzo superiore del, di, del dipinto in caravaggio è praticamente una costante non li ho mai contati ma credo che siano di più i dipinti che hanno o il panno rosso come veste della persona o il drappo rosso in alto di più quelli che ce l'hanno rispetto a quelli che non ce l'hanno e fa parte di un linguaggio iconografico perché il, per esempio il vestito rosso nella, nel San Girolamo scrivente rimanda al fatto che è a cardinale e il drappo rosso di sopra rimanda all'azione dello Spirito Santo nella parte nel terzo superiore del dipinto ma eh, un panno rosso per terra che ci fa? Sant'Agostino, Sant'Agostino eh, di Pona. Io non so quanti di voi siano amanti o comunque conoscenti dei testi della biografia di questo santo che è uno dei padri della Chiesa del primo millennio cristiano, mentre Tommaso d'Aquino è il padre della Chiesa, uno dei padri della Chiesa del secondo millennio cristiano. Ora in genere quando si parla di Caravaggio e Sant'Agostino si intende la eh, Madonna dei Pellegrini dipinto che da quattro secoli è appeso all'interno della chiesa di Sant'Agostino, la basilica di Sant'Agostino a Roma, che è la casa madre degli agostiniani, praticamente. Eh, ma eh, qui, però, eh, non parlo della, di, di quel dipinto di Caravaggio. Uh, ma uh, vi dico quella che è stata per me una libera associazione che fra l'altro non è venuta sola, subito, cioè non è che la prima volta che ho visto questo dipinto e il panno rosso l'ho associato, associato a uh, Sant'Agostino. Col tempo e leggendo, ascoltando conferenze, mi è venuta effettivamente questa associazione che è provo a condividere con voi. Uh, uh, chi di voi ha letto le confessioni magari ha nelle sue orecchie l'espressione latina interio intimo meo cioè cristo è nell'intimo del mio intimo interio intimo meo che è presente nel libro delle confessioni che diciamo è il best seller di eh, sant'agostino ma ci sono degli altri eh, libri in particolare perdonate la mia remoscia ma il de trinitate nel quale c'è nel capitolo 8 un'espressione che secondo me calza a pennello con quel panno rosso della messo a terra nella deposizione di Rouen. Se volete un libro di riferimento su questo potete leggervi eh, il libro in cui eh, Pietro Coda eh, commenta appunto il De Trinitate di Sant'Agostino. L'espressione eh, in latino che Agostino usa è eh, calcata carne ascendemus ad anima. Calcata carne ascendemus ad anima. Cosa vuol dire? Ma eh, vuol dire che io arrivo alla mia anima facendo l'esperienza della carne. E la carne eh, nel cristianesimo ha due aspetti fondamentali. Il primo, quello più importante, è che Cristo si è incarnato. Dio ha preso forma umana, perciò Dio è, ha avuto il suo corpo, Cristo ha avuto il suo corpo e fra l'altro Cristo ha risorto anima e corpo, sua madre Maria è stata assunta in anima e corpo e anche noi per la nostra fede risorgeremo anima e corpo. Questo è il eh, punto positivo. Eh, Cristo ha nobilitato il corpo incarnandosi. Ma eh, c'è eh, un altro aspetto della carne, la carne come eh, peccato, perciò... La carne, come aspetto negativo, come luogo eh, dove ci sono le pulsioni che noi dobbiamo negative che noi dobbiamo imparare a, a controllare. Ecco allora che, nell'espressione calcata carne, eh, cosa ci dice Sant'Agostino? Sant'Agostino dice che eh, noi possiamo arrivare alla, mia, alla nostra anima facendo anche le esperienze negative che la nostra carne ci fa fare, cioè anche l'esperienza del peccato. Calcata carne. Attraverso la nostra carne noi possiamo accedere alla nostra anima, però facendo l'esperienza di persone umane che hanno la carne, che hanno un corpo. Ecco, se mi permettete un attimo di leggerezza, c'è una espressione bellissima nelle confessioni eh, di Sant'Agostino che per via di attività sessuale non, era, eh, non, non si faceva mancare niente. Nel momento precedente della sua conversione, perché come sappiamo ha convissuto con una donna, ha avuto un figlio e, e ci sono stati momenti nella sua vita in cui ha avuto rapporti promiscui. Perciò eh, il sesso non gli è mancato, lui ha eh, provato il piacere della carne nella sua vita e forse proprio per la nostalgia di questo piacere. Quando lui viene battezzato, che per lui il battesimo è stato un momento tutto nulla, è stato il momento della sua conversione, una sorta di inversione di marcia eh, nella sua vita, eh, lui eh, nelle confessioni dice: Signore, fammi il dono della castità, ma non subito. Come dire, fammi provare un altro po' il piacere della carne prima di tirarmelo via. Ecco, questa espressione eh, raccontata così con un po' di leggerezza è proprio per portare il tema della carne sia al suo aspetto più negativo, perché è il luogo del, del peccato, ma è anche il luogo che Cristo ha nobilitato. Ecco allora che dal mio punto di vista, proprio perché Sant'Agostino è il maestro della vita interiore, è colui, è il grande psicologo cristiano che ha indagato gli aspetti psicologici della vita umana, Ecco allora a me guardando uh, quel panno rosso mi viene in mente la calcata carne eh, di Sant'Agostino, perché quel panno rosso lì interno è sotto un Cristo che tiene gli occhi aperti, che tiene gli occhi aperti. Perciò quello è il caravaggio che guarda alla sua calcata carne, al suo peccato mortale, al suo aver ucciso una persona ed essere un'anima persa. Ecco, perciò questa è la lettura che eh, provo a darvi eh, di questo dipinto. Sono ovviamente non pensieri di Caravaggio, sono pensieri miei, non vanno messi in bocca a Caravaggio, sono pensieri nostri a quattro secoli di distanza. Le ragioni vere per cui Caravaggio messo quel panno lì non ne sappiamo probabilmente è stato per il motivo che abbiamo detto prima è un vestito di cristo eh, gettato gettato a terra e vi offro eh, in questo video calcata carne che eh, troveremo ancora eh, a malta e ritroveremo anche eh, nei dipinti siciliani dove riprenderà tra l'altro le fila eh, di quel racconto eh, del lavoro del lutto che aveva iniziato con i dipinti che vi ho raccontato prima, cioè con la deposizione da una parte e la morte della vergine da quell'altra. Ma sono cose che vedremo appunto in Sicilia e adesso direi che qui ci possiamo fermare perché dobbiamo andare ad anticipare il dipinto successivo. 48 ⁇ dipinto, quindi 48 ⁇ tappa del viaggio. Questa volta per vedere il prossimo dipinto dobbiamo andare oltre Oceano Atlantico, zona sud dei Grandi Laghi negli Stati Uniti, nella città di Cleveland è conservato ed esposto il martirio di eh, Sant'Andrea. Eh, dunque, prossima tappa del viaggio, eh, Cleveland. Intanto vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo che a schermo avete i eh, due link diretti uno al prossimo video, uno a tutti i video dedicati a Caravaggio e che se state guardando su YouTube questo video nella descrizione qui sotto avete il link al dipinto precedente e, e successivo. Per quello che riguarda i social digitando il mio nome e cognome eh, mi trovate sia su uh, youtube che su facebook grazie